Omicidio in piena regola, ieri 22 giugno 2016 a Roma, nel popolare quartiere Appio, per la precisione in via Enea. In un'abitazione infatti è stata trovata senza vita una donna di 65 anni d'età, la quale donna sarebbe stata uccisa dal figlio, un perito informatico. Una morte dunque tragica, una uccisione drammatica, su cui molti inquirenti si spiegano, o meglio si chiedono, perché una morte di questo tipo. Ebbene, la persona che avrebbe ucciso la propria mamma avrebbe ucciso la propria mamma perché la mamma avrebbe nascosto al figlio chi era il padre, chi era il papà. E questa motivazione avrebbe portato il figlio a uccidere la propria mamma, una donna di 65 anni di età, in via Enea, nel cuore del quartiere Appio della capitale. Si è consumato questo omicidio in piena regola. C'è da riflettere, c'è da farsi due domande, c'è da darsi due risposte, c'è da veramente riflettere e pensare perché addirittura si arriva a uccidere la propria mamma, sangue del proprio sangue. Non so che cosa dirvi, non so che cosa dire in questi casi, vi posso solamente dire che mi dispiace molto perché la vita è sacra, la vita è inviolabile, la vita è un dono, alla fine che deve essere vissuto, ma quando si verificano tragedie come queste, ecco che mi chiedo che senso abbia vivere e per quale motivo un figlio deve uccidere la mamma. Non è più bello parlare con la propria mamma, non è più bello confrontarsi, non è più bello chiedere informazioni e sperare di riceverle, ma uccidere cosa serve? Qual è il motivo che porta una persona a uccidere un'altra? Non lo so. Vabbè, vi ringrazio per l'ascolto, dunque vi lascio riflettere, questo video non vuole assolutamente ledere la privacy altrui, anche perché non sono presenti né cognomi né nomi, questo video vuole solo informare per quali persone e rispetto degli altri.